Ciao a tutti ragazzi, sono Arizio e sono tornato con questo mio nuovo video. Oggi sono qua per portarvi la mia top personale delle 10 migliori armi di tutti i Call of Duty. Come al solito nelle top non saranno presenti le armi di COD 4, World at War o comunque per quelli precedenti MW2, perché purtroppo non ho avuto la possibilità di giocarli. E ovviamente la classifica, la top insomma di armi sarà molto differente dalla vostra personale, quindi è ovvio che sia così perché ognuno di noi ha le sue armi preferite di tutti i COD. E quindi magari fatemi sapere nei commenti qual è la vostra classifica oppure semplicemente qual è la vostra arma preferita, almeno da confrontarci e comunque vedere un po' i gusti delle altre persone e vedere se le nostre classifiche combaciano. Comunque direi subito di partire con la decima posizione, che è il TAR di MW2, un'arma che io ho utilizzato praticamente sempre. Su MW2 ho usato quasi sempre quella. Comunque scusatemi, nella classifica non saranno presenti i cecchini e i fucili a pompa perché io non li utilizzo più di tanto, ma solamente gli SMG e gli AR. Comunque stavo parlando del TAR di MW2, veramente un'arma fortissima. Ha pochissimo rinculo, quindi si fanno dei long shot paurosi anche da vicino, veramente forte. È un'arma molto versatile che mi ha fatto veramente molto divertire su MW2. Alla nona posizione invece troviamo l'MP7 di MW3, probabilmente uno degli SMG più forti di tutta la storia. È un SMG slash R, diciamo, perché non ha praticamente rinculo e se si aveva una buona mira si potevano uccidere veramente i nemici da lontanissimo. In quest'ultimo periodo vi ho portato dei video con l'MP7, quindi per quei pazzi che non hanno mai giocato MU3 l'avranno vista comunque in uno di questi giorni se mi seguono. È veramente un SMG fortissimo. All'ottava posizione invece ho messo l'AMP di MU2. Non l'ho utilizzato più di tanto. UMP, insomma, AMP, non so come l'ho chiamata, scusatemi, di MU2 appunto. Non l'ho utilizzata più di tanto perché comunque mi piaceva troppo utilizzare il TAR, però devo riconoscere che è veramente l'SMG più forte di MU2, probabilmente perché non rinculava per niente, era fortissima da tutte le distanze, è veramente qualcosa di spaventoso. Alla settima posizione invece ho deciso di mettere il FAMAS di MU2, una AR a raffica che non ha rinculo in pratica, con una raffica fissa uccideva. La versione di Black Ops 1 è un po' più forte secondo me, infatti la risentirete più avanti nella classifica, però quella di MU2 era comunque molto divertente da utilizzare, soprattutto molto forte perché appunto non rinculava e spesso con una sola raffica uccideva. Alla sesta posizione ci troviamo l'M8A1 di Black Ops 2, un'arma utilizzata tantissimo in competitive, un po' di meno in pubblica, ma comunque molto divertente da utilizzare, soprattutto con il mirino laser. Veramente una delle armi a raffica più forti di tutti i tempi. Magari l'M16 di Black Ops 1 li teneva a testa, però non è stato utilizzato poi così tanto perché comunque su Black Ops 1 c'erano armi veramente molto più forte, mentre su Black Ops 2 probabilmente è uno degli AR più forti di tutti insieme alla N94, e quindi per questo ho deciso di metterla in sesta posizione. Alla quinta invece troviamo l'MSMC di sempre Black Ops 2, uno degli SMG secondo me più divertenti da utilizzare in assoluto. Magari è un po' meno forte dell'AMP, dell'MP7, ma comunque è un SMG che ti diverte proprio, e è un'impressione che dà a me solamente magari, però io tutte le volte che lo utilizzo mi dà una sensazione nuova e è veramente divertente da utilizzare. Per questo ho deciso di metterla alla quinta posizione, perché comunque in questa classifica non importa più di tanto, cioè importa ovviamente, però non importa solamente la forza dell'arma, ma quanto ti faccia veramente divertire, insomma un equilibrio fra le due cose, perché davvero sono le cose che ti devono interessare in un'arma quando la utilizzi su COD, scusatemi, visto che alla fine di tutto si gioca per divertirci. Quindi se l'arma è fortissima ma non ti dà per niente nessuna soddisfazione, è inutile utilizzarla, ecco. Alla quarta posizione invece ho messo il FAMAS di Black Ops 1. Come vi ho detto prima, era un'arma un po' più forte del FAMAS di MU2, probabilmente l'arma più forte in assoluto di Black Ops 1. Aveva un ratio di fuoco spaventoso, però non rinculava neanche più di tanto, quindi era un R a tutti gli effetti, quindi si facevano le kill benissimo da lontano, ma grazie al suo ratio di fuoco da vicino era forte tanto quanto, se non di più, di un SMG, e quindi era un'arma che veramente si poteva utilizzare in qualsiasi mappa, in qualsiasi occasione, e si faceva veramente tantissimi kill senza problemi. Alla terza posizione mi ci sono messo il FAL di Black Ops 2, probabilmente la mia arma preferita di Black Ops 2, un'arma veramente abbastanza difficile da utilizzare, forse è per questo che non tutti la usano.
perché è un'arma ovviamente a colpo singolo, quindi bisogna premere più di una volta il grilletto per far uscire più di un colpo dall'arma, però davvero con due colpi, se uno ha una buona connessione, altrimenti con tre, shotta, tant'è vero che all'inizio era presente anche nel competitive, mi pare che Clayster fosse molto bravo a utilizzarla, ma poi l'hanno dovuta togliere perché non lasciava veramente spazio a nessun altro R, era veramente troppo forte da vicino, certe volte si prendevano delle kill addirittura contro un SMG se si riusciva ad avere un dito abbastanza veloce da sparare tanti colpi. Ho portato tanti gameplay con quell'arma perché è veramente l'arma che ho utilizzato di più, la mia arma preferita su Black Ops 2, però non è stata molto utilizzata da tante persone perché è abbastanza complicata da utilizzare, o più che complicata insolita, visto che è a colpo singolo. E comunque ho deciso di regalargli la terza posizione perché davvero è la mia arma preferita in assoluto, però devo riconoscere che la seconda posizione se la merita la N94, sempre di Black Ops 2, perché è un'arma veramente troppo forte, è un R fortissimo, secondo me è un po' più debole del FAL se lo si sa utilizzare bene, però è molto più facile da usare perché a raffica ovviamente non rincula, da vicino è molto forte, è l'arma praticamente più utilizzata in Black Ops 2 in pubblica soprattutto, è veramente molto forte sia senza alcun mirino speciale, oppure le si può mettere anche un mirino laser, insomma ci si possono accessoriare tantissime cose e comunque l'arma rimane sempre la stessa, sempre la solita potenza. E quindi viene utilizzato tantissimo e secondo me meritava la seconda posizione. Alla prima invece ho deciso di mettere, ovviamente ormai l'avrete capito, l'ACR, quello di MV3, non quello di MV2, nonostante quello di MV2 non rinculasse proprio, però come l'impressione che su MV2 l'ACR non fosse l'arma più forte del gioco. Mentre su MV3 era la più forte in assoluto e penso che se tutti ci ragionate un po', provate a immaginargli una CR su tutti gli altri COD come sarebbe la CR di MV3. Soprattutto a me piaceva di più utilizzarlo rispetto a MV2, poi la ritengo veramente un'arma devastante, secondo me uccide con meno colpi che quella di MV2 nonostante abbia un piccolo rinculo in più, ma davvero piccolo perché se lo si contiene davvero è come un'arma senza rinculo, si fanno dei long shot paurosi. E comunque la mia arma preferita di tutti i Call of Duty è quella che credo sia la migliore di tutti i COD. Niente ragazzi, qua la top è finita e vi ricordo che se volete potete scrivermi nei commenti la vostra top 10 delle vostre armi preferite, o comunque di quelle che pensate che siano le più forti, oppure semplicemente la vostra arma preferita se non avete voglia di scriverne tutte e 10, e fatemi sapere se in questo modo se la classifica combacia con la mia. E niente ragazzi, qua il video è finito, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi se non siete ancora, se volete passate alla pagina Facebook. Niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti.